Presentata la squadra di pallavolo della polisportiva Elba 97, che per il terzo anno consecutivo giocherà in Serie C toscana. La compagine allenata da Patrizia Stacchini e Angelo Giulianetti è stata ufficializzata nei giorni scorsi al ristorante Barbarossa di Porto Azzurro. Soddisfatti ed entusiasti per questa nuova avventura sia il presidente Roberto Puccini che il direttore sportivo Sandra Sparapani. Sarà il nostro terzo anno in Serie C consecutivo, quindi comunque un traguardo importante per una squadra di pallavolo elbana. E quello che ci aspettiamo è che sicuramente possa essere un campionato, diciamo, di medio-alta classifica. E sicuramente non è una squadra magari preparata e predisposta per il salto di categoria, però comunque una squadra che potrà dire la sua, magari cercando eventualmente di puntare la zona playoff. Sono soddisfatta perché oltre ad essere delle ragazze, dei buoni giocatrici, sono anche ragazze caratterialmente molto disponibili e si sono integrate subito con il gruppo. C'è un gruppo di ragazze che sono con me da 5 anni, e lo zoccolo duro che chiamo io della squadra, sono cresciute tantissimo, siamo partiti dalla prima divisione. E abbiamo vinto il campionato, siamo passati in Serie D, abbiamo vinto il campionato e abbiamo ottenuto due salvezze comode appunto nei due campionati di Serie C recenti. Quest'anno ci sono loro, qui ci sono delle ragazze nuove, sia del nostro vivaio, molto molto giovani, che si stanno facendo le ossa, e alcune ragazze che vengono a darci una mano da fuori dall'Elba. Il nostro obiettivo è far crescere i nostri giovani e mantenere questa Serie C, che penso sia motivo d'orgoglio per tutti noi. Fare un buon campionato, giocando bene, con le compagne, cercando di fare un bel gruppo e di raggiungere il massimo obiettivo possibile per quest'anno. Un'altra novità di quest'anno è lo sponsor Autotrasporti Carrai Sandro. L'Elba 97 disputerà la prima gara della stagione sabato 17 ottobre in casa contro il Lucca Volley.